prima che liberassero Roma con i tedeschi. Tutti vestiti, questi repubblichini, con questi guanti, a moschettiera, le morti, addirittura i coltelli in bocca. C'era uno sketch della Magnani e Totò. Vengono nel camerino di Anna e dicono: lei domani sera libertà. Lei ci aveva la figlia di oggi, una parodia, e doveva dire: per tuo re la cosa è la volontà, e al fin la cosa più importante, Anna con un temperamento splendido, la cosa più importante è la libertà, urlando si attaccava il palcoscenico. Questi arrivano e dicono: lei signora Magnani, libertà non lo dice più, perché sennò noi domani spariamo. Riva, io, Faiste, Totò, ci sono. La Magnani dice: che devo dire? Ma dite voi che devo dire? Lei dice qualunque cosa, ma non dica libertà. Tutti diedero vita a morire con lei. E lei che si divertiva, dice: poi stasera la dico, così vedremo quello che succede. Per carità, tutti erano le quinte uniti per morire, tutto il teatro valle pieno di rivoltelle, di repubblichini, questi fascisti feroci erano allora, stava per cadere Roma, e lei in scena con questi tempi divini dice: per tuo re la volontà, e al fin la cosa più importante, tutti oddio sparano, oddio, adesso la dice, oddio, dice la cosa più importante, e guardando questi con quella spavalderia romanesca, tutta la folcloristica di Anna, e al fin la cosa più importante, aria, aria pura per respirare. Oddio, questi ritornano giù, insomma lì è finito, che volevano chiudere il teatro, siamo stati fermi un giorno o due, poi ce l'hanno fatta ripassare cambiando il testo. Invece arriviamo al cinema reale, mi avete confusa adesso, al cinema reale dopo la liberazione di Roma, e Anna, no, tu Wanda stavi a Milano, e Anna a un certo punto in scena si sente sopraffatta da tutto il pubblico che sale, e viva la libertà, e bla bla bla, e la intricolorano dentro una bandiera bianca, rossa e verde, la intricolorano, e questa fa: ma che sto, Anita Garibaldi?